È polemica dopo la decisione dell'amministrazione comunale di chiudere la scuola fiorentino in seguito ai rilievi che ne hanno accertato la non idoneità antisismica. Una decisione che verrà ufficializzata con un'ordinanza nei prossimi giorni e che ha creato non pochi malumori fra i genitori dei 900 alunni che frequentano il plesso di Via Pascoli. Alcuni di loro dovrebbero recarsi in comune lunedì mattina per ricevere chiarimenti su una vicenda che porterà alla distribuzione in altri istituti degli scolari della scuola dell'infanzia e primaria. A tal proposito la sindaca Cecilia Francese ha convocato una conferenza stampa ad hoc lunedì alle ore 12 presso la sala conferenze del comune di Battipaglia.